Forse sto registrando, forse no. Quante volte ho detto camera? Tic, tic, tic. Schifo. E quindi, no. Si parte! Sono storta probabilmente. Spero di non avere il rossetto sui denti. Perché? Ciao a tutte, benvenute in questo nuovo video. Allora, prima di iniziare con il video vero e proprio, vorrei darvi qualche spiegazione perché, come molte di voi si sono accorte, sono stata parecchio assente nell'ultimo periodo e soprattutto gli ultimi due video sono in una postazione completamente differente e, a dire il vero, risalgono anche ad un po' di tempo fa. Voi li avete visti recentemente, però sono di un paio di mesi fa, forse un mese e mezzo fa, più o meno. Questo perché? Allora, sono stata via per 3 mesi per questioni lavorative, quindi sono andata a lavorare fuori e sono stata via 3 mesi. Ora sono tornata, quindi rivedete la mia camera, le mie cose e la postazione sarà sempre diversa perché ancora devo trovare quella che mi soddisfa di più e che può rendere di più in video. La novità è che ho acquistato una nuova videocamera e quindi spero che la qualità sia migliore. Ancora non la so utilizzare bene, però ci sto provando, sto cercando di prenderci un po' la mano. Dato che sono rimasta un po' indietro sulle cose di cui parlarvi, video da farvi, anche su alcuni articoli del blog, adesso cercherò di rimettermi, insomma, in pari su tutto. Ci sono anche delle piccole novità che vi dirò man mano che andiamo avanti nei video. Ok, direi di passare al video vero e proprio, quindi parliamo dei prodotti che ho terminato nell'ultimo periodo. Sono abbastanza e niente, quindi iniziamo subito. Primo prodotto terminato è uno dei prodotti che probabilmente ho nominato di più su questo canale, è lui ed è il correttore Instant Anti-Age di Maybelline. Sapete che è un correttore che io riacquisto ciclicamente e mi piace tantissimo, finisce sempre troppo in fretta, però ve ne ho già parlato abbastanza approfonditamente nel video sui correttori che vi lascio giù nell'info box, quindi se volete andare a dare un'occhiata trovate tutte quante le informazioni. Così come di questo correttore qui, che è quello di Catrice, si chiama Camouflage Cream, di cui ho già riacquistato quello nuovo perché non riesco a stare senza. Anche questo ve l'ho nominato nel video dei correttori, quindi vi lascio sempre il video qua sotto e potete andare a vedere tutti e due. Sono correttori che io riacquisto sempre appunto perché li uso in combinazione, li uso insieme e mi piacciono tantissimo. Quindi questi due. Un altro prodotto che ho terminato, sempre per rimanere in tema base viso, è il fondotinta minerale di ELF. Su questo c'è veramente poco da dire, è un fondotinta che mi è piaciuto moltissimo perché è leggero sulla pelle, ovviamente essendo minerale, però dà anche una buona coprenza. Il mio era nella tonalità warm e anche questo credo che lo riacquisterò. Adesso sto provando il fondotinta minerale di Neve Cosmetics, quindi finirò quello, però diciamo tra i miei preferiti c'è assolutamente questo qua di ELF. Sempre in tema di fondotinta ho terminato questo qua di Kiko. Questo è il Soft Focus Compact e come potete vedere è completamente finito. Mi piace moltissimo, è un fondotinta che dà una buona coprenza, è comunque leggero e soprattutto il costo è veramente bassissimo, quindi io mi ci sono trovata bene. Il mio era nella tonalità 07. Passiamo invece ai prodotti per la cura della pelle che ho terminato e vi mostro ancora una volta questo, che praticamente è lo scrub detergente maschera 3 in 1 di Garnier. A me piace moltissimo, molte persone lo trovano aggressivo, io sinceramente mi ci trovo molto bene. È ovvio che non è un prodotto che utilizzo sempre, cioè cerco di alternarlo a prodotti un pochino più delicati perché in effetti ha un potere scrubbante abbastanza profondo. Però mi piace, poi ha un prezzo ridottissimo, la consistenza è cremosa, quindi non è un gel ma è molto cremoso, si trova al supermercato tranquillamente, è un prodotto che mi piace, io lo alterno a scrub un pochino più delicati. Tra l'altro è un prodotto che mi dura tantissimo perché me ne basta veramente poco.
terminato questa, praticamente è rimasta senza scritta, senza niente perché si è consumata, ed è praticamente la cremina della Biotherm. Adesso vi faccio comparire una foto così almeno si capisce meglio di cosa sto parlando, e sono quelle a base d'acqua. Mi è piaciuta, però ho notato che utilizzata sotto il fondotinta mi dà un pochino di problemi, cioè la pelle tende a lucidarsi troppo in fretta. Quindi ho preferito utilizzarla praticamente la sera e dava un effetto molto rinfrescante e rimpolpante alla pelle, e diciamo che l'ho sfruttata così. Mi è dispiaciuto non poterla utilizzare anche il giorno, però ho notato proprio la differenza quando andavo ad applicare il fondotinta, che la pelle, soprattutto nella zona T del viso, iniziava a lucidarsi e quindi non era tanto piacevole come effetto. Altro prodotto terminato sono le salviette struccanti. Io ve le mostro perché personalmente ho abbastanza difficoltà a trovare delle salviette che strucchino bene, che non siano estremamente costose e che non mi brucino gli occhi soprattutto. La maggior parte delle salviette mi lasciano un pizzicore agli occhi veramente fastidiosissimo, e quindi vi voglio nominare queste due, che sono le solite Laurella, quindi le salviette struccanti viso, occhi e labbra di questa marca che non conoscevo, ma ho scoperto da Tigotà e da Acqua e Sapone. Costano pochissimo perché il prezzo si aggira intorno ai 50 centesimi, forse qualcosa meno. Dentro ci sono 20 salviette e sono super super struccanti, veramente tolgono tutto, anche l'eyeliner, il trucco waterproof. Mi piace moltissimo, lascia la pelle anche abbastanza morbida e idratata, quindi queste. E poi una scoperta abbastanza recente sono state le salviette struccanti di Shaka. Shaka è la marca cosmetica che viene venduta da OVS e devo dire che non sono male. L'unica cosa è che sono, almeno non so se è stato diciamo un caso, quindi solo questa confezione qui, ma non erano tanto imbevute, quindi forse si erano un pochino seccate, non lo so, però per il resto niente da dire. Ultimo prodotto che vi mostro è questa, la crema idratante per il viso della marca Delidea. Io utilizzo anche attualmente una crema Delidea, soltanto che ad un'altra profumazione, ed è un gel riequilibrante per il viso. Questa qui invece era una crema facciale calmante, lenitiva, ed era ai fiori d'arancio. Il profumo pessimo per quanto mi riguarda, però in effetti era molto idratante, quindi la utilizzavo la sera. In generale i prodotti Delidea mi piacciono moltissimo, di questa mi ha dato un po' fastidio la profumazione, quindi se non amate le profumazioni particolarmente forti, vi consiglio di provare magari prima un campioncino oppure annusarla in negozio, perché effettivamente è un po' forte come profumazione, quindi non a tutti può piacere. Per il resto, per il prezzo, per l'effetto che dà sulla pelle, è una crema super valida, quindi niente da dire. Ok, abbiamo finito, forse ho parlato un po' troppo in fretta, ma ho la batteria della videocamera che lampeggia e mi mette abbastanza ansia. Comunque abbiamo terminato, il prossimo video probabilmente sarà quello dei saldi. Vi ricordo che tutti quanti i link ai miei social li trovate giù nell'info box, soprattutto su Snapchat sto cercando di essere un pochino più attiva, quindi vi mostro in anteprima gli acquisti che faccio, gli outfit eccetera eccetera, e vi lascio tutto quanto giù nell'info box, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!